Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Gab Zaff, che vuole che parli del disco, quindi mini recensione musicale del 1989, The Passion, The Last Temptation of Christ. Appunto colonna sonora scritta da Peter Gabriel per il grandissimo capolavoro di Martin Scorsese. Metterò qui sotto il link anche del film. 21 tracce, 21 movimenti, uno più bello dell'altro, un capolavoro assoluto, il miglior disco di Peter Gabriel, una pietra miliare, un disco magnifico che mescola l'etno, il funk, la world music, l'elettronica, voglie wagneriane. Qui dentro, se vogliamo, diciamo così, la world music, l'etno funk, l'etno rock portato avanti da Peter Gabriel trova espressione totale nei suoi cori, nell'utilizzo delle voci che fa, nell'utilizzo della tromba di John Hassell, nell'utilizzo che riesce a creare in questo meraviglioso disco. Qui siamo di fronte a un'opera che vale, secondo me, le opere della musica classica. Qui siamo di fronte a un'opera straordinaria, una costruzione dietro l'altro che passa dal minimalismo di alcuni pezzi all'uso, al tribalismo di altri, per poi arrivare invece a un'orchestrazione quasi wagneriana per altri pezzi. Uno più bello dell'altro, sono 21 tracce, alcune molto brevi, che lasciano tutte però il segno, perché qui ci troviamo di fronte a una colonna sonora che Gabriel, appunto, anche con l'aiuto di Hassell alla tromba, mi pare porta avanti in maniera allucinante. La musica di John Hassell, Brian Eno e molti altri dell'ambiente di questo tipo di musica d'avanguardia sperimentale sono citati, ma qui la soundtrack è proprio meravigliosa. Già funzionava in maniera straordinaria attraverso le immagini del grandissimo film del grandissimo Martin Scorsese, L'ultima tentazione di Cristo, ma questo disco, quando l'ho comprato, ho detto merda, funziona quasi meglio senza le immagini. Non sei distratto, rimani colpito dall'arrangiamento, dalla composizione, dalla perfezione sonora di un disco di quelli che non devono mancare assolutamente nella collezione di nessuno. Qui siamo di fronte a un capolavoro di quelli storici, di quelli che nessuno si deve perdere assolutamente. Nell'89 Gabriel tira fuori questo capolavoro immane e lascia tutti a bocca aperta per la sua grandiosità, proprio a livello compositivo, a livello armonico, a livello di tutto, di arrangiamenti, una cosa gigantesca. È uno di quei dischi che travalicano anche l'idea della soundtrack. Qui siamo di fronte a un'opera totale che Gabriel ha prestato quasi alle immagini di Scorsese, che sicuramente l'avranno ispirato e che lo hanno portato a tirare fuori il suo miglior lavoro, un capolavoro di quelli giganteschi. Qui sotto metterò il link, perché è una soundtrack da non perdere assolutamente. Metterò il link, come ho detto, anche del film di Scorsese, perché non si sa mai, ma assolutamente, se siete amanti della musica classica, se siete amanti della musica world, se siete amanti della musica etno, se siete amanti della musica d'avanguardia, ambient, new age, sperimentale, come cazzo la volete chiamare, in tutte le sue forme, da Brian Eno a John Hassell, passando per Klaus Schulze, rifinendo per Jules Sandor, che tra l'altro è nel disco anche lui come ospite, come altri, questo grandissimo The Passion, The Last of Temptation of Christ non deve minimamente mancare nella vostra collezione. Quindi qui sotto il link, acquistatelo assolutamente, passate dai miei link Amazon, che come al solito, se passate, non vi verrà aumentato un cazzo, ma io ci guadagnerò un 2-3% sul vostro acquisto. Quindi grazie mille, donate su Patreon, qui sotto uguale l'adozione Patreon, ma la prima cosa che dovete fare assolutamente, se non ce l'avete, è procurarvi questo capolavoro di disco di Peter Gabriel, perché questo Passion è qualcosa veramente di inestimabile, un capolavoro immane.